l'installazione è basata su un loop video, nel senso che la telecamera è collegata al videoproiettore e inquadra allo stesso tempo l'immagine. Quindi sono uno dipendenti dall'altro, in questo c'è una dipendenza. In più nella telecamera ho messo in memoria delle tre pasticchine, tre medicine, che replicandosi praticamente nello schermo si moltiplicano e diventano sempre più grandi, fin quasi a perdersi. E quindi è un gioco. E poi è interattiva. Se io posso mettere la mano qui davanti alla telecamera e intervenire sull'immagine. Parla. Sì. Vabbè, parlo della pillola della felicità. Se avete letto questa cosa, questa spiegazione della pillola della felicità, in questo caso qui parla anche però di... anche delle volte la pillola della felicità può essere anche un risvolto religioso, no? Delle volte è chiamata il famoso l'occhio dei poveri, no? la religione. E qui c'è anche una sorta di insinuazione a questo discorso, no? Cioè, e va sempre a creare questo mondo di dipendenza. Non è perché ci sia tante altre parole da dire, io poi ho parlato, sono una persona che parla con le figure e perciò insomma tutto il resto lo ritengo superfluo. Ciao a tutti, sono Alessio Bianchini, ho portato un'opera d'arte di 3 anni fa e ho già affrontato il tema dell'alimentazione. In questo caso ho rilanciato la tematica con quello che ognuno di noi può cercare e trovare su Google. Digitate dipendenza, junk food, cibo spazzatura e troverete milioni di risultati. Allora, praticamente io ho acquistato un panino, facciamo l'interattiva, guardate il panino, guardate le patatine. Secondo voi quanto tempo è passato dall'acquisto delle patatine? Un giorno, una settimana, un mese? Volendo le possiamo anche togliere perché non sono sotto vuoto. Questa è la prima domanda, guardatele. Poi andiamo a vedere il panino, i guanti purtroppo li dovrò rilavare. Questo è il panino, il pane è abbastanza in buono stato. Solita domanda, secondo voi quanto è passato? E poi abbiamo la Coca-Cola, forse questa è quella che dà più segni di marcescenza. Allora, questa domanda noi l'abbiamo fatta anche ai visitatori di Expo a Milano, noi ci siamo buttati in questa avventura e ho collaborato con una imprenditrice di un'azienda agricola che ha portato le solite patatine e il solito panino ad Expo e noi siamo entrati proprio nel ristorante del McDonald's di Expo a chiedere, dato che il tema era quello dell'alimentazione, a chiedere la solita domanda. Allora, questo menù, di solito le risposte erano una settimana, un'ora, massimo un mese. Il menù è stato acquistato in questa data, 25.04.13. La troviamo qui in basso. Ok, quindi questo ha più di 2 anni. Cosa significa? La dipendenza da cibo spazzatura è data soprattutto dagli additivi e dagli insaporitori e da tutto un marketing che c'è dietro, che è la McDonald's. Ci prendono fino da bambini, ci danno l'Happy Meal, ci danno il regalino e creano il consumatore perfetto. Iniziano a creare una sorta di memoria, di imprinting, mettiamola così. Il discorso è abbastanza complesso e lungo, però la faccio breve. Il panino, quindi, nelle patatine italiane, poi noi abbiamo creato un sito dove diciamo anche elenchiamo gli ingredienti delle patatine, che sono ben 9 ingredienti nelle patatine del McDonald's. E quindi questa è l'opera. Poi abbiamo contattato un biologo, abbiamo fatto un lavoro che è disponibile sul sito che noi abbiamo aperto e questo parla sempre dell'alimentazione, dato che il tema era già stato affrontato sui
prettamente sulle cibi transgenici, detti anche comunemente OGM. Quindi io ho portato praticamente il menù, e quindi è stato messo in un tabernacolo, quindi mettiamo fuori anche il pane, il corpo di Cristo, quindi c'è sia la tematica religiosa sia quella geopolitica, perché la data di acquisto è il 25 aprile, che è la ricorrenza della liberazione dell'America, liberazione dell'Italia da parte degli americani durante la seconda guerra mondiale, quindi è una liberazione o è una nuova occupazione. E poi dopo ho messo il video, che è ancora in fase di elaborazione, di montaggio, con una delle interviste che abbiamo fatto al ristorante. Abbiamo anche il video dove ci mandano fuori dal ristorante, dove ci respingono, dove il titolare esce fuori e ci allontana dal luogo. E tutto. Allora, questa opera qui ha voluto rappresentare praticamente la dipendenza che i social network creano nei nostri tempi moderni, che spesso portano anche persone a insicurezze che spingono a gesti quali il suicidio. Allora, Giovanni Battista, Lettere dall'Istituto, ci descrivi l'opera? Sì, Lettera dall'Istituto è un'opera che parla di dipendenze psichiatriche. Perché come si vede ci sono queste due figure legate totalmente con un camice di forza a questa figura centrale che rappresenterebbe la psichiatra, ovvero il potere psichiatrico, che molto più spesso squalifica l'individuo inventando patologie, cercando di reprimerlo e controllarlo il più possibile socialmente. E quindi poi è una storia infernale, di una bolgia infernale, e ho voluto rappresentare anche dei demoni intorno, perché è una storia sbagliata, dai manicomi in poi. Questo ho voluto raccontarci. Maurizio Esposito, dipendenze, carboncino su carta. Sì, è questa l'opera. Come tutte le opere, o quantomeno per ridurre un po' il senso così di opera, come tutti i lavori, diciamo, che esprimono, partendo proprio dal dettaglio primordiale, quello della composizione testa-cuore, quando sono stato invitato su questa questione delle dipendenze, non sapevo proprio, non c'avevo proprio la testa su nulla, conoscendo anche, diciamo, il termine della parola, il significato della parola, dipendenza. E ho tirato giù, mi piacciono molto i carboncini, come l'acquarelli, come l'olio. Ho tirato giù questo volto qui e mi ha espresso una voce del tipo la dipendenza. E mi ha scaturito questo scritto qui. Che lo leggi? Tra le più crudeli dipendenze, quella alla vita è la più mostruosa. O la vita o la morte. Io penso che questo sia una situazione proprio di comprendere fino in fondo che cos'è la dipendenza. Molto meglio l'indipendenza. Allora, siamo qui con Valentina Tori, psicologa del PCA, che sta per Progetto Comunità Aperta, che è presente all'officina a questo Art Happening su indipendenze e dipendenze. Come mai questa collaborazione? Allora, una delle tante, nel senso che noi vi seguiamo con ammirazione da parecchio tempo. Come noi, io dico come noi, voi mi sembra che partite sempre da delle questioni di marginalità, perché un po' come dire che da solo dalla marginalità uno può riuscire forse a vedere veramente il fulcro delle cose. Noi con la
lavoriamo con le tossicodipendenze la vediamo con mano tutti i giorni, quanto è vera secondo me questa frase. Io quando parlo di dipendenza, ovvio, va da sé, mi viene in mente anche come dite voi, indipendenza. E il tossicodipendente, riportandolo anche al concetto di resistenza, che è poi un concetto che è caro sia a noi come compagni che a voi come compagni, resistere equivale a fare una scelta prima, e il tossicodipendente difficilmente riesce a scegliere, difficilmente diventa partigiano. Perché? Perché è sotto, come se fosse sotto due dittature, quella della sostanza, che alla fine arriva un punto che decide lei per te, difficile scegliere, perché poi la scelta equivale anche sempre a una rinuncia, e il tossicodipendente difficilmente rinuncia. E poi la dittatura riceve molto anche proprio la parte commerciale, cioè il tossicodipendente fa comodo, cioè tu assorbisci una persona che non arriverà mai più a lottare. La nostra problema al DCA che è, sta subendo di tutto, tagli dalla sanità, dal comune, ci vorrebbero fare desistere più che desistere, e trovano terreno fertile, perché noi operatori, cioè è difficile combattere una battaglia per i diritti, ad esempio appunto questo della sanità, per qualcun altro, cioè la ITRO ad esempio a Massa fa una lotta per non far chiudere una fabbrica, l'operaio è con te, ha senso questo, è difficile, il tossicodipendente proprio per definizione la sua patologia lo porta una all'irresponsabilità, ma soprattutto a non prendere coscienza, la sua patologia che lo porta a non prenderne coscienza, quindi gli puoi tagliare veramente tutto, 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 tutto. Lottare al fianco di qualcuno che spesso non si accorge e ti rema contro non è facilissimo, ma noi ci crediamo assolutamente. E il nostro sogno, al di là di tutta la parte medica, che poi sono psicologa, su questo saprebbero dirti molto di più le dottoresse, che poi ci attribui anche un po' al serve, anche con le terapie metadoniche, su persone, al povero, io curo la parte psicosociale, che credo parecchio, e per me è, come dire, il mio obiettivo non è, è quello di far risvegliare in questi ragazzi anche una certa coscienza politica, ma io per politica non intendo assolutamente partitica, ma bensì riporta, io integrazione è una parola che odio, perché in questo momento parlare integrati a noi, cioè, non so se augurarglielo, però riportarli ad avere una coscienza collettiva, e sulla collettività noi siamo qua anche per questo, e, ad esempio i gruppi che facciamo, le attività, noi li rendiamo responsabili di banche alimentari, attività con bambini che hanno problemi di handicap, non integrali, ma renderli consapevoli partecipi attivi della società, quello che la sostanza e il governo gli ha tolto. Uomini senza fallo, semidei che vivete in castelli inargentati, che di gloria toccaste gli apogei, noi che invochiamo pietà siamo i drogati. Dell'inumano varcando il confine conoscemmo anzitempo la carogna che ad ogni ambito sogno mette fine, che la pietà non vi sia di vergogna. Banchieri, pizzicagnoli, notai, coi ventri obesi e le mani sudate, sì, con quei cuori a forma di salvadanai, noi che invochiamo pietà fummo traviate. Navigammo su fragili vascelli per affrontare del mondo la burrasca ed avevamo gli occhi troppo belli che la pietà non vi rimanga in tasca. Giudici lenti, uomini di legge, noi che danziamo nei vostri sogni ancora siamo l'umano e desolato gregge di chi morì come il nodo alla gola. Quanti innocenti alla orrenda agonia buttaste, decidendo nella sorte, quanto giusta pensate che sia una sentenza che decreta morte. Uomini, qui pietà non convien sempre, all'accettando il destino comune, andate, andiamo. Nelle sere di novembre a spiare fra le stelle al fioco lume la morte e il vento, là, in mezzo ai camposanti, a muovere le tombe e metterle vicine quasi fossero tessere giganti di un domino che non avrà mai fine. Uomini, anche all'ultimo minuto vi assalga
rimorso ormai tardivo per non aver pietà già mai avuto e non diventi rantolo di respiro, sì, sappiate che la morte vi sorveglia. Gioirne prati o fra i muri di calce, come crescere il grano, guarda il villano finché non sia maturo per la falce. Grazie.